Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo capitolo del corso di produzione musicale, in particolar modo del corso di Logic Pro 10. Andiamo a vedere oggi come è possibile modificare delle parti MIDI, suonate appunto con una tastiera MIDI o comunque tracce software, e attraverso l'utilizzo del piano roll. Andiamo subito ad aprire una pagina, una traccia MIDI, come ad esempio questa chitarra. Vedete, questa è una traccia software, questo è il suono acoustic guitar. Volessi cambiare questa parte, intanto selezioniamo tutta la parte intera. Ok, doppio clic sulla parte MIDI, vedete, mi apre un editor. Posso aprire la stessa cosa anche qua come sample editor. Anche qua sulla sinistra c'è la funzione per aprire la pagina dell'editor e io vedrò questa parte MIDI interpretate con questi mattoncini. Vedete, ogni mattoncino rappresenta una nota, cioè il Mi, il Do. La durata è appunto indicata in maniera molto intuitiva, quindi più una nota dura e più appunto più è lunga più la nota durerà. Questa qui è piccolina, dura poco. Posso vedere la stessa cosa qua utilizzando la lista degli eventi. Vedete, qui ho la length, quindi la lunghezza, e allo stesso modo lo posso vedere anche qui. Per adesso soffermiamoci sul piano roll, quindi molto intuitiva, nel senso che qui possiamo vedere nella parte verticale le note, nella parte orizzontale il tempo. Quindi andiamo subito a vedere alcune funzioni. Quindi io posso cambiare, spostare la nota dal Mi al Re al Do, quello che è, e in qualsiasi altro punto. Posso anche copiare questo gruppo di note, sempre con Command C, Command V, posso andare a copiare e incollare in altre parti. Posso creare l'editing un po' in maniera grafica, un po' come meglio credo. Quindi vedete, anche qua posso accorciare o allungare delle note. Posso utilizzare il doppio tool esattamente come nel sample editor e nella pagina di arrange. Quindi in questo caso qua utilizzerò la penna per scrivere altre note, utilizzerò il cancellino per cancellare delle note che ho, utilizzerò il Quantize Tool appunto per andare a quantizzare, il Mute Tool, tutte le Scissor Tool per andare a tagliare delle note, e potrò utilizzare appunto tutta una serie di strumenti che ho a disposizione della pagina di Piano Roll per andare a modificare graficamente, quindi anche a livello poi di quello che è il risultato finale, quindi dell'ascolto, tutta appunto la parte che ho in considerazione. Andiamo a vedere un po' di funzioni, come ad esempio quella di Quantize. Io in questo caso qua non so se è quantizzata la nota. Sì, sono quantizzate. Vediamo ad esempio che voglia andare a creare una parte non quantizzata. Quindi ad esempio vado a suonare una parte. Ok, qui ho selezionato il nostro brano. Ok, io qui ho creato quindi questa esecuzione, non è quantizzata, vedete? Io posso andare a quantizzare anche solamente alcune note. La differenza infatti fra il quantize in questo punto, quindi questo qui utilizzando, questo lo fa su tutta la regione, io qui posso anche quantizzare, decidere di quantizzare anche solamente queste due note, basta semplicemente che seleziono le note Q e vedete me l'ha quantizzato. Questo è il tipo di quantizzazione che posso fare, quindi sedicesimi, trentaduesimi, sessantaquattresimi, quello che è. Abbiamo detto, c'è bisogno che lo ripeta ancora una volta, il quantize tende a calamitare tutte le note suonate in prossimità di un punto forte, quindi della griglia. In questo momento io ho una griglia in sedicesimi, posso anche utilizzare swing e strength, che è la forza appunto della quantizzazione. Io posso stabilire una serie di parametri, ma fondamentalmente quello che c'è da capire è che il quantize lo posso effettuare su dei punti singoli, quindi su delle singole note, su delle singole frasi. Ad esempio, andiamo ad ascoltare quello che ho fatto. Ecco, qui ad esempio può essere utile, quindi utilizzo la funzione quantize anche in maniera abbreviata con il tasto Q. Vedete, quantize notes Q. Qua
Questa nota è suonata forte, quindi per diminuire solamente la pressione di solamente di quella nota, in realtà la velocity di solo quella nota, utilizzo questo, seleziono e utilizzo velocity qua sotto, vedete. Ok, e magari posso copiare questa nota e metterla qua. Anche questa la voglio un po' più piano. Questa mi va bene non quantizzata. Invece voglio cambiare proprio la parte. Tiro questa, questa e questa. Vedete in che modo semplice vado a cambiare questa qui. Aumento la pressione di questa. Perfetto. Questa l'anticipo un pochettino e questo quantizzo tutto qua. Ok, questa è una parte, diciamo, editata. In che altro modo posso intervenire? Ci sono tantissimi altri modi. Ad esempio, abbiamo detto appunto quantize. Posso mutare una o più note. Mutare significa zittire. Ad esempio, mettiamo che non voglia questa acciaccatura qua. Col tasto M o con il mute, vedete, io zittisco questa nota. Ok, andiamo avanti con le funzioni. Ho converti pedale del sostegno in note legate. In questo modo, se avessi suonato una parte con il pedale del sostegno, appunto il pedale sustain, mi avrebbe creato delle note legate, ma non legate attraverso il pedale, ma attraverso la legatura, quindi una diciamo una utile in qualsiasi modo è utile anche per fare in modo di non avere tanti pedali di sostegno, quindi tante informazioni di pedale che io posso andare a modificare. Adesso proviamo a creare una parte col pedale di sostegno. Ok, allora adesso io ho suonato questa parte qua con il pedale di sostegno. Mettiamo che ho suonato, non ho suonato perfettamente il pedale di sostegno, quindi nei punti esatti. Posso andarlo a cambiare attraverso l'utilizzo dell'hyperdraw. L'hyperdraw è una visualizzazione aggiuntiva alla pagina del piano roll, appunto andiamo a vedere il MIDI draw. E in questo modo qua io vedo una serie di informazioni come possono essere, come può essere anche il pedale del sostegno. Vedete, io qua ho scritto tutte. Vediamo che voglio quantizzare questa qui. E posso anche visualizzare, non solamente, e quindi modificare, qui io posso anche togliere questo pedale, metterne un altro, insomma, fare una serie di modifiche. Io posso anche modificare la velocity delle note, quindi le posso vedere tutte qua, vedete? Questo è molto comodo perché a livello visivo è molto intuitivo. Voglio alzare questa parte qua, tutte e tre le alzo in proporzione. Poi voglio alzare solamente questo volume qua. Quantizzo solamente questo, insomma, un editing molto approfondito. La vita tra in corso senza destinazione, attraversa le città. Qui voglio escludere questa nota qua. Vita tra in corso senza destinazione, attraversa le città, di stazione in stazione. C'è chi scende, c'è abbandona, chi sale, ci accompagna in questo viaggio. Scroll button permette di seguire poi l'esecuzione. In questo modo abbiamo già visto, disattivandolo non mi segue, vedete qua, mentre invece attivandolo me lo segue. E quindi abbiamo detto, con l'hyperdraw è possibile modificare, andare a vedere tutta una serie di parametri, come possono essere ad esempio il pitch bend. Posso creare un'informazione di pitch bend, vedete,
Ovviamente non è il caso in questo brano, però giusto per far vedere posso utilizzare il balance, la modulazione, il breath control, tutta una serie di portamento, expression. L'expression è appunto sono informazioni MIDI. Una volta suonata la nota posso aumentare l'espressione della nota spingendo più o meno sul tasto, quindi sono segnali anche questi MIDI, pitch bend, channel pressure, program change, tutta una serie di informazioni MIDI che io posso cambiare. Ma la cosa comoda, la cosa utile dell'Hyperdraw è che è visibile, a differenza dell'East Editor qua, dell'Event Editor e dell'East Editor, qui mi permette di vedere un'informazione dietro l'altra attraverso poi i filtri. Io qua la vedo in maniera molto più intuitiva, perché io qui posso decidere, ad esempio, dovessi cambiare l'ultimo pedale che ho fatto, io qui non saprei come fare sulla destra, perché è il segnale 64, ma non so esattamente la battuta, mentre invece qua in maniera molto intuitiva io vado sulla sustain, che è qua, e vado a eliminare qua ad esempio questo pedale o questo, quindi lo vedo in relazione alle note che ho suonato. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento del corso di Logic Pro.